Essere qui alla missione Speranza e Carità è anche questo, è provare a saperci confrontare con queste difficoltà e farlo cercando di portare il nostro lavoro, che è un lavoro che è orientato alla bellezza, nei luoghi in cui vi è una difficoltà, vi è lacerazione, e che si prova a curare questa lacerazione. Non è la prima volta che noi giovani dell'Accademia siamo coinvolti per la realizzazione del CARO. La prima volta è stata con l'esperienza al carcere Ucciardone. Quell'anno siamo stati coinvolti dal professore Fabrizio Lupo dell'associazione Alfileila per la realizzazione del CARO. Abbiamo avuto questo grande onore di poter realizzare il CARO al carcere del Lucciardone. Quell'anno era direttore artistico Lollo Franco e ci ha dato la possibilità di entrare al Lucciardone, e oggi invece ci ritroviamo a supportare l'Alfileila in un'altra esperienza, che è quella della missione di Biagio Conte. E lui ci disse: però se fate il festino vi devo dire una cosa. Ha detto: Biagio, che cosa? Qual è? Dice: no, voi la dovete smettere di fare, mettere Santa Rosalia in alto in questa torre che si vede a stento perché è troppo alta, la gente la sente lontana, la dovete mettere sotto, vicino alla gente, la possono guardare a tu per tu. Io sono rimasto scioccato, cioè da 400 anni questa cosa non si fa, si mette la statua in cielo, tra le nuvole. Però poi ci ho parlato con Filippo, con il quale già stavamo preparando i bozzetti per quest'anno, e gli ho detto: Filippo, cancella tutti i disegni che hai fatto, facciamo un disegno nuovo, seguiamo il concetto che ci ha dato Biagio, perché è stato un bel regalo, è il suo sogno, lui ci ha detto di fare così e noi l'abbiamo obbedito, perché non si poteva dire di no a Biagio. Il tema del sogno nasce dal sogno di Geronima la Gattuta, che nel 1623 ha visto Santa Rosalia, che le ha indicato il luogo dove scavare per trovare il suo corpo. Per questo la tematica è appunto il sogno, e sono 400 anni, 1623-2023, dal sogno di Geronima la Gattuta. È una scultura di 2,70 m e l'obiettivo era quello di fare di rappresentare Santa Rosalia come se fosse una ragazza di oggi, tenace, con la volontà di andare avanti. Per questo intanto cammina, non ha una posizione statica. Il trono della tua gloria, per Cristo nostro Signore, amen. Il Signore benedica, protegga, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.